Ah, non è cosa quindi vuole sentire. nessuno meglio di lui può parlarne. Beh. Allora, grazie. Beh, il lavoro nasce innanzitutto con Matteo, perché quando abbiamo cercato le creature lui aveva in mente dei racconti veramente tanta roba, tanto mondo. E la cosa che ci ha subito, diciamo così, accomunato su alcune visioni è stato il fatto che dall'inizio sapevamo che volevamo mantenere la pasta dell'illustrazione, del pittorico, ma portare qualcosa che comunque fosse di carne. E questa era una sfida per me enorme, che è molto diversa dagli effetti o dalle creature che possiamo trovare su Harry Potter o su altri prodotti fantasy. E questo è stato fondamentale per me, insomma, come ispirazione. Poi abbiamo visto animali, illustrazioni dell'araldica piuttosto che dei paesaggi o delle illustrazioni del Seicento. Abbiamo cercato sia nel passato, ma sia poi cercando di trasformare, che ne so, il drago in qualcosa di plausibile, quasi un dinosauro, una salamandra, un qualcosa di albino che vivesse nel mare, piuttosto che la pulce, appunto, un manato, un dudongo, qualcosa di enorme. Spero di essere stato esauriente, non so se Matteo vuole aggiungere. Sì, no, io semplicemente che per noi era importante mantenere una componente artigianale e quindi usare il digitale semplicemente come integrazione, ma che quelle creature potessero essere vive, nel senso che potessero essere concrete, reali sul set. Quindi noi avevamo realmente un drago sul set, avevamo una pulce gigante, avevamo una creatura scheletrica, bambini che venivano con dei pullman a vedere. L'orco, sì, devo dire che l'orco dal vivo fa ancora più paura, nel senso, perché c'aveva delle sopracciglia giganti che noi siamo stati costretti a togliergli, perché se no dovevamo fare anche i capelli rischiava di diventare, avevamo detto che, allora rendendolo pelato dovevamo levargli anche queste sopracciglia che sue naturali, che erano stupende. Strano, spelato con le sopracciglia. Sì. Pronto? Buongiorno, sono qua. Matteo? Ah, sì. Buongiorno.